Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono sempre Menno, Flozio Menno, che vi ricorda come sempre di iscrivervi al canale, di spolliciare se vi va e di lasciare un commento dove mi chiedete consigli sulle giocate, ma mi date anche voi dei consigli sulle giocate. Settimana scorsa, purtroppo a causa del coronavirus che si sta diffondendo in Italia, mamma mia, molte partite sono state sospese e diciamo purtroppo a colpa di questo coronavirus sono andato a cassa, ho fatto una piccola cassa, comunque una quota a 10, diciamo che non mi fa uscire ancora alla pari, diciamo per andare alla pari devo prendere mezza bolletta, però diciamo tutto fa brodo, soprattutto in questo periodo, come vi ho già detto, vi ho già anticipato molte volte, purtroppo non sempre riuscirò a fare video così sistemati come questo qua, perché sono in fase di preparazione, fase di ristrutturazione della casa, in preparazione del matrimonio, perché fra 7 mesi mi sposerò. Con i lavori in casa ci siamo diciamo un po' rallentando, perché diciamo siamo a buon punto, ma adesso mi dovrò dedicare al matrimonio, devo iniziare a vedere il vestito per me, ma soprattutto le scarpe, perché c'ho un numero importante. Come sempre, prima di iniziare, vi ricordo di scaricare l'app di OneFootball, vi metterò il link in descrizione, che è un'app molto utile, bella, intuitiva, giovanile come lo siamo noi, dove ci sono tante notizie riguardanti il calcio, lo sport, ma soprattutto i risultati della Serie A. 26esima giornata, partiamo subito con Lazio-Bologna. Lazio lanciata diciamo verso la diciamo il primo posto, si sta giocando lo scudetto contro il Bologna. Bologna un po' in difficoltà, non è una partita semplice, però l'uno della Lazio ci sta e ce lo giochiamo. Milan Genoa, Genoa che comunque sembrerebbe essersi ripreso con la cura Nicola, fatto 2 vittorie e 1 sconfitta, il Milan zompettea un po', gioca in casa. Difficile anche questa partita ragazzi, ma mi servono i soldi perché mi devo comprare il vestito, quindi 1-1. Lecce-Atalanta, questa è una sfida secondo me un po' a trabocchetto, però cado in questo trabocchetto, vedo l'Atalanta favorita, però il 2 è pagato obiettivamente poco, per far salire un po' la quota 2 più over 1,5. Parma-Spalla, qui mi piaceva l'1, mi piaceva l'X, mi piaceva l'Under, ero indeciso, alla fine vado su una doppia chance, 1X, ero indeciso se aggiungerci l'Under 4,5, però per far salire un po' la quota ho fatto 1X più multigol 1,4, chi ne sa, 1,0, 1,1 e passa la paura. Sassuolo-Brescia. Anche questa è una partita secondo me un po' a trabocchetto, volevo giocarmi l'uno del Sassuolo perché mi piaceva tanto, alla fine poi sono andato su un multigol casa 2-4. Chiude questa schedina il super match di domenica sera, Juve-Inter, partita difficile qua. Dare sull'1x2 non è semplice, potrebbero vincere veramente entrambe le squadre. Volevo giocare gol, mi piaceva il gol, però la Juve ragazzi queste partite non le sbaglia quasi mai, soprattutto in casa. Non vado sull'1 ma su una doppia chance 1x più under 4,5, giocando questa schedina in moltiplicatore non è nemmeno male. Detto, torno a ripetere, mi devo sposare fra 7 mesi, mi devo comprare il vestito, il moltiplicatore è intorno al 16. Vi ringrazio per aver visto questo video e vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di spolliciare se vi va e lasciare un commento. Ragazzi, come sempre, giocate responsabilmente e bocca al lupo, ciao ragazzi.